belli belli, oggi ho veramente brutte notizie. Perché ragazzi, oggi mi sono svegliato, no, con un messaggio di Max che mi ha un po', non lo so, mi sta facendo un po' cacare sotto. Raga, mi ha mandato un messaggio con: basta, mi hai fatto arrabbiare, punto esclamativo. E poi mi ha mandato un video che andremo a vedere subito. Prima voglio andarmi a fare un game mosso, come sapete tutti quanti. Io sinceramente ho già un'idea di cosa potrebbe essere. Perché vi ricordate, nel suo canale abbiamo fatto la Deadbox Challenge. Io gli dovevo andare a pagare le sue casse. Beh, io non l'ho fatto. Secondo me è un po' arrabbiato per quello, quindi oggi ci metterà davanti a qualcosa di molto strano. Non so veramente lui cosa ci porterà a fare. Vi dico solo che oggi andremo ad aprire tutti i premi delle World Finals, ragazzi, che sono ben 18. Abbiamo uno Star Drop leggendario garantito, abbiamo un overdrive garantito, abbiamo un sacco di cose. Quindi guardate il video da inizio alla fine. Ma ora andiamo a vedere. Allora ragazzi, il video è questo. Io ho veramente molta molta paura. Vi alzo un attimo l'audio e vediamo cosa ha da dirci il nostro Max Random. Allora Matteo, faccio questo video da persona sì, molto arrabbiata. Dato che hai perso la Deadbox Battle contro Giulio, lo sapevo, lo nemmeno dato i soldi per shoppare le Deadbox, come era tra l'altro già stato. Lo sapevo. Inizio sfida. Sì. Propongo un'altra cosa. Sì. Questo la devi fare. Devi shoppare tutte le hyper, tutte. No, cioè ragazzi, allora fatemi capire un attimo. Oggi, penso proprio oggi se non sbaglio, sono uscite tutte le nuove hyper e noi dobbiamo andare a shoppare. No, vabbè, no. Allora, meno merito, perché ho fatto un po' l'infamello. Però che palle, cioè, ma poi sono le hyper più schifose di sempre. Io veramente non ho parole. Però calma, perché come ho già detto prima, questa volta lo andrò a fare perché abbiamo già barato troppe troppe volte. Ma come ho già detto prima, ho un sacco di star drop da ritirare. E magari se andiamo a trovare qualche hyper nuova, perché si può trovare, perché c'è proprio un bug, potremo andare a risparmiare qualche gemmina. Perché oggi, raga, penso che andrò a spendere 120 euro. Vabbè, a questo star drop non ci serve a nulla, ma perché così ho già le gemme per il video del Brawl Pass che arriverà, ragazzi. Arriverà, quindi mi raccomando, preparatevi tutti quanti che arriverà il video dove shopperemo tutto il Brawl Pass Plus. Quindi signori, venerdì mettete la sveglia, fate quello che volete che uscirà il video. Allora, partiamo con i primi star drop. Attenzione, abbiamo subito un epico, il leggendario. Va bene, però oggi a noi servono solo leggendari. Sì, sì, tua mamma è un gadget, non me ne frega nulla. Almeno una, e spero tipo un hyper magari di 8 bit, che sono quelli che in teoria mi vanno a costare di più. Perché tipo Stumi costa 149 gemme, ma in teoria posso shoppare solo l'hyper che dovrebbe essere 80 gemme. Quindi trovare quella mi farebbe un po' rosicare. Ma trovare in tipo quella di Penny, quella di 8 bit, che sono brawler che non ho portato all'11, mi farebbe risparmiare un po' di gemme. Ed eccolo qui. Tanto scusate se c'era l'audio alto, veramente pardon, pardon. Allora, calma, calma, star drop leggendario davanti a noi. Ti prego, un hyper nuova. Non da... oh, se mi dà un hyper, che è una di quelle che sono già uscite, non nel negozio, mi agiterei veramente molto. Andiamo! Cioè, tutto è pista, tutto a mamma. Vabbè, 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 dobbiamo contare che abbiamo comunque un altro star drop leggendario assicurato, sempre per le World Finals, e poi abbiamo anche uno star drop overdrive. Quindi ce n'è di possibilità, ti prego, qualcosa. Abbiamo anche, se non sbaglio, tre star droppini del Brawl Pass. Li andiamo ad aprire, let's go! Dai, qualcosa di caliente, qualcosa di muscio cacahasia. Ragazzi, non so veramente cosa mi sta succedendo, sto diventando spagnolo. Basta darmi rari! Boh. Allora, attenzione, 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 abbiamo a questa narrazione, vabbè, ma chi se ne frega. Star droppino qua davanti a noi! Epico! Oh, comunque questi star drop qua del World Finals, tanta tanta roba, stanno andando molto bene. Cavolo, un mitico star drop leggendario, questo lo andiamo ad aprire dopo, non ci sbagliamo. Subito super raro, ma non va a cambiare, ci rimane blu lo star droppino, va bene. A questo overdrive devo stare molto attento a lasciare i buoni per ultimi. Altro super raro, che palle. Ovviamente signori, dopo andiamo anche a provare le overdrive, perché magari siete curiosi, se volete sapere qual è la più forte, a mio avviso quella di Stu. Però vediamo. Nel mentre qua così, messaggi, donazione di una reazione, andiamo a prenderla. Bella questa, carina, carina. Un'altra donazione, voilà, così bella precisa. Rare. Siamo sì, abbiamo quasi finito. Ultimo star drop casuale, rimane raro. Abbiamo finito abbastanza male, ma ora è quello che conta. Prima da lui, star drop leggendario davanti a noi. E ora ti prego, signore, dacci qualcosa! Bam, bam,
No, vabbè, ragazzi, ma io non ce la posso fare. Ma è il brawler che odio di più di sempre. Ma basta! Basta! Mi fa pure il pollicione, ma io ti tiro una sacca qui. Ora! Ti prego! Io ti prego! Tutto, va bene tutto, ma delle overdrive nuove. So che si possono trovare, sono sicuro al 100% che si possano trovare. Ti prego, o Penny, o Stu. No, facciamo Penny 8-bit. E anche Rufus. Ragazzi, 3, 2, 1. Andiamo a risparmiare delle gemme. Via! Godo, va bene. Era l'altro che dovevo spendere una cosa come 300 e passa gemme. Va benissimo, va benissimo. E l'abbiamo sbloccata. E l'abbiamo sbloccata e dovrebbe e sparisce nel negozio, signori. Tanta tanta roba. Vabbè, noi di questi pacchetti qua proprio non ce ne frega nulla. Ma comunque mi sa che mi tocca andare a shoppare un bel po'. Ragazzi, io vi dico solo una cosa. Guardate in alto a destra. No, io ve lo dico perché poi no. Qua mi dite che io sono fake, che non shoppo. Ragazzuoli, 120 euro sono partiti. E se non mi lasciate like, io spacco tutto. Allora, però, prima di andare a shoppare tutto, tocca andare a provare la Star Power che abbiamo trovato prima. Ah, ma ragazzi, ma io effettivamente, cioè, non lo posso. Vabbè. Niente, lasciamo stare. Allora, io direi di partire da quella che mi piace di più. Stu, via. Hyper Charge Stu, presa. E ce l'abbiamo già sbloccata senza aver troppi problemi. Dov'è? Eccola qui, mamma mia. E ora andiamo subito a testare. Allora, so che si ricarica molto lentamente, ma in teoria non dovrebbe essere troppo difficile. Vediamo, loro sono anche dei tank, quindi proprio gli posso tirare tanti tanti colpi. Bene, 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 bene. Ovviamente, ragazzi, ogni volta che sbloccheremo un hyper ci andiamo a fare una partita per provarla e dare comunque un giudizio finale di questa hyper. Ma vi dico, quella di Stu mi gasa veramente tanto perché mi ricorda, è palesemente la mutazione. Mamma mia, oh. Oh. Ok, attenzione. Però sono un pirla. Allora, ho colpito già un po' di volte, vediamo a quanto sta, perché so che, raga, ci voglio 27 colpi. Cioè, 27 colpi, signori, non sono pochi. Beh, oh, già più della metà. Si ricarica più velocemente del... Quella lì, guarda qua, il mate. Boom. Ok, manca veramente poco. Non segnare, Edgar. Ho sprecato un gadget. Porca miseria! Allora, calma, calma, ti prego. Voglio solo l'hyper. Poi posso anche... Ragazzi, attenzione. Attenzione, no! Oddio! Oddio, cosa ho fatto? No, 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 no! Abbiamo subito che fail allucinante. Ma poi l'ho spammata proprio di auto-aim senza motivo. Allora, è divertentissima, eh. C'è una, secondo me, delle hyper più, assolutamente più divertenti da utilizzare. Proprio senza indugio, ma con il segugio. E andiamo pure a vincere. Tanta, tanta roba. Oh, mi piace stra tanto questa hyper. Molto divertente. Pure sfavorito. Quante coppe in saccoccia. Ci sta, dai, molto carina, ma ora... 400... Ah! Che dolore! Un dolore veramente importante. Però ci porta Penny livello 11, mamma mia. Io prima ce l'avevo livello 7 per farvi capire. 400 gemme sono tante, ma effettivamente comunque ti appa un brawler veramente tanto. Ora per Penny dobbiamo scendere giù. No, in realtà neanche troppo, perché c'avevo grado 20. Se non erro, eccola qui. Sì, certo che avere Penny così. Ma aspetta, c'è una modalità seria? Rapina, andiamo in rapina a provarla. In rapina secondo me Penny proprio mua. Che poi è stata molto potenziata, visto che il suo raggio, raga, è diventato molto più grande. Andiamo a testare, signori, noi siamo qui per questo. Let's Goski. Non so perché mi è partito un Let's Goski, vediamo un po'. Beh, mi sembra molto più... Ci sembra quasi un long, eh. Allora, intanto dobbiamo vedere più che altro in quanto si ricarica. Ora non so precisamente i colpi, però. Ok, sono già più o meno a metà. Non troppo veloce, se devo essere sincero. Allora, attenzione, attenzione. Madonna, ragazzi, no, qua mi tiro un cannone perché sono un attimo un po' in difficoltà. Più che altro perché Penny, raga, io... Mamma mia, ma che mira c'ho! Ah! Vabbè, ci muoio, però rispawna Beryl. Mi sa che non riesco neanche a ricaricare la super in questa partita. Sì, la super, madonna mia. Ah! Ok, boom. Lì così, bang. Che mamma mia, il mortaio! E attenzione, perché manca un colpo alla nostra hyper. Calma. Ok, abbiamo l'hyper. Oh, oh, porca miseria! Aiuto! Ok, ragazzi. Ok,
Doppio colpo. Ho dovuto mettere il mortaio in difesa perché sennò perdavamo un po'. Fatemi rifare perché veramente. Cioè, ma il nostro Barry è stato su tutto il te... 2000 danni, Barry. Vabbè, fatemela rifare un attimo. Ma vedi, cioè, pure quando devo fare i video dove testo le cose, i randomini stupidi. Vabbè che io ho tirato certe smirate che veramente manco il Giant potrebbe tirare, eh. Allora, abbiamo un Riku, un 8-bit. No, la vedo veramente male, calma, eh. Allora, fatemi qua. Andare con Penny. Attenzione. Bello il colpo lì. Colpiamo subito un... Mamma mia. Che potenza. Attenzione. Ehi. Sì, ragazzi, però non mi potete lasciare 1v1 con Spike. Cioè, capite che non ha senso come cosa? Attenzione, buff. Ok. Oh, Overdrive già a metà? Attenzione. Attenzione perché effettivamente non è troppo lento a ricaricare. Porca miseria, oh. Sto facendo una fatica contro questo Crow buono. Ti prego, Jesse, puoi levarti dalle palle? Porca, ok, buono. Guarda, metto un mortaretto qui. Mortaretto qui perché mi va a dare una grande mano. Top. Attenzione. Doppio doppio colpo. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Pam pam. Abbiamo l'hyper. Abbiamo l'hyper. No, la... non fate la torre. La torre. Ma non ho l'hyper. Ah! Non so perché ogni tanto urlo. Ma lei da dove cavolo è uscito? Attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Bello. Ragazzi, ce l'abbiamo! Ragazzi! Ti prego! Sì, 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 sì! Guarda, guarda! Grosso mortaretto! I danni li ha fatti! I danni li ha fatti, signore! E ce la portiamo a casa! E ce la portiamo a casa! Ci sta, dai! Allora, non è troppo lenta a ricaricare da quel che mi è sembrato. Ci potrebbe stare poi, ovviamente, ragazzi, voi dovete anche contare che io qua non ho tutte queste robe, quindi ci sarebbe altro da fare. Aumenta la forza dell'alleato, quindi capite, ci sarebbe un po' da fare con Penny. Però, vedendola così, non è affatto male. Ma ora andiamo a lui, il signor Darryl. Ha un hypercharge che sinceramente fa un po' cacare, però vabbè. Lo portiamo a livello 11, lui dovrei averlo anche con tipo tutti i gadget, gear, bello maxatino, eh. Fatemi andare a vedere perché non mi ricordo la memoria di un pesce rosso. Allora, eccolo qui. E qua lo andiamo subito a provare in una KO. Preferisco Foot Brawl. Allora, parliamoci chiaro, penso che questa forse sia l'hypercharge più debole del... di appunto dell'aggiornamento. Se la gioca un po' con Otis, perché anche quella di Otis non è sto granché, ecco. Intanto vediamo che si ricarica in automatico, giustamente perché anche la sua super si ricarica in automatico. Vediamo un po' cosa fa, ragazzuoli. Io non... sinceramente non so cosa pensare di questa hyper. Intanto sto già notando che comunque il buff di Darryl si sta facendo sentire. Mamma mia che brawler che è diventato. Non ho ancora l'hyper, quindi calma, calma. Attenzione, attenzione, attenzione. Sì, però ragazzi, no, fammi prendere la palla. Porca miseria. Ok, la buttiamo via, top, perfetto. Così abbiamo un attimo di tempo. Devo ricaricare la mia ulti e posso andare a provare l'hyper, anche se vi ripeto, non sarà sto granché. Usa la ulti. Ma porca miseria. Eccola, ce l'abbiamo, boom, boom. Ok, raga, non cambia assolutamente nulla. Ma boh, cioè, non ha fatto più danni. È diventato fortissimo questo ciccio panza. Allora, il brawler è decisamente fortissimo e penso che siamo tutti d'accordo, è diventato veramente molto molto forte. Ma questa hyper, sinceramente, mi sento di dire che veramente non gli va a dare nulla in più. Mi dispiace perché si poteva fare molto di più. Ma ora abbiamo l'altro più costoso. Mamma mia, ragazzi, quante gemme. Oh, se non lasciate un like vi vengo a cercare. Così abbiamo maxato l'8-bit. Tanta roba, non volevo farlo. Allora, dov'è 8-bit? Secondo me è qua in ba... Porca miseria. Non ho nulla di 8-bit. Però giustamente ho una skill leggendaria. Sono veramente una persona incredibile. Dai, andiamo! Vediamo cosa riusciamo a fare con l'8-bit. Che ha semplicemente la sua torretta che diventa una sorta di torretta di Jesse. Sarà effettivamente più utile? Ho i miei dubbi, Anche perché ho visto che leva una cosa come 200, quindi puzza un po' di culo. Avete presente la cacca dello Shrek? Ecco, più o meno di quello. E poi più che altro io temo per la sua ricarica. Secondo me si ricarica non troppo velocemente e la cosa un po', secondo me, andrà a deficitare il bomboclat. Attenzione qua intanto, mamma mia, sto tirando delle laserate. Veramente opinione. Ok, forse serve effettivamente...
la star power a questo 8 bit perché è un po' schifoso, eh. Tanto attenzione perché abbiamo grosso Chuck che parte con le sue... con le sue big run. Guardalo, guardalo, mamma mia. Attenzione perché Penny, mamma mia i danni che mi fa Penny. Allora calma ragazzi, calma, perché qua credo di non riuscire a caricare neanche una super. Ma dove cazzo? Oh! E vai a quel paese un po', porca miseria. No, c'è grosso mortaio. E vabbè, a me non me ne frega nulla. Andiamo qua così, tiri grosse laserate. Buono, buono, buono. Abbiamo quasi l'hyper, eh. Attenzione, attenzione. Abbiamo l'hyper, abbiamo l'hyper. Porca di quella miseriaccia. Boom, hyper qui. E vediamo. Ok. Oh, spara veloce però, eh. Oh! Attenzione! Non mi sembrava sparare così veloce dal trailer. Dal trailer, vabbè, avete capito. Ma cosa sta succedendo? Ma questa da dove cavolo è uscita? Ma porca miseria! Vabbè, mi sa che la perdiamo e non vado a rifare un altro game, eh. Perché veramente, ragazzi, di giocare con i randomini mi viene la cagarella spruzzo. Ora, questo lo uccidiamo. Vado proprio di auto-aim bruttissimo. E la perdiamo! Però sono molto, diciamo, meravigliato dalla velocità dei colpi. Non mi sembravano così veloci. Magari dopo andiamo a fare un altro game così, eh. Ma ora tocca a lui. Oh, io non ce la faccio più, ragazzi, troppe gemme. Io veramente mi sto sentendo male. Dal livello 8 passa al livello 11, quindi... Un po' di sconto di gemme, però veramente è un qualcosa di incredibile. E ora tocca al signor Colonnello Ringhio, eccolo qui. Qua abbiamo anche... bello. Allora direi di andare in Food Brawl, per questo gli andiamo a mettere il gadget. Questo qua della copertura mi piace molto di più. Comunque devo dire che traendo le conclusioni finali, sì ragazzi, il... La star power, sì, oggi non so parlare. Scusate ragazzi per le mie performance oggi, ma sembro veramente un ebete. Stavo dicendo, l'hypercharge di Stu è nettamente quella più forte secondo me, e anche quella un po' più divertente da giocare, devo essere sincero. Però ragazzi, io sto notando una cosa che mi sta meravigliando, devo essere abbastanza sincero. Cioè ragazzi, io ho tirato pochissimi colpi con sto ringhio. Ragazzi, ho quasi l'ulti carica, eh. Attenzione, attenzione, perché qua ho detto di nuovo ulti al posto di hyper, immagina. Immagino proprio di sì, guarda il colpo così. E qua scusate, io faccio una roba del genere, no? Cioè faccio così, ok. Adesso finisce l'hyper, me lo riprendo. E ah no, perché sono già, c'ho già il potenziamento. Vabbè, ma sono un ebete. Sono un ebete importante. Mi puoi ammazzare, scusi. Grazie, no, la prende Spike. Guarda che mi ruba il power up. Potrei arrabbiarmi, eh. No, 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 no. Attenzione, non la prende? Stupido. Guarda, prendi qua. Tac, e ho l'hyper. Let's go! Boom, 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 boom. Bombo clat. Boom. A casa. Porca miseria. Aia! E non aveva senso questa giocata. Però ragazzi, veramente, c'ho i compagni che vengono dal Congo, perché sennò io non me lo spiego. Vai così con questo. Giustamente non lo colpisco. Bene. Ok, questo lo uccidi. Oh, comunque, il signor Ringhio qua me lo ricordavo più scarso, eh. Guarda, guarda il ringhietto. E qua ho fatto questa voce da ebete, vabbè. Tieni qua, bomber, prendi power up. Prendi, prendi. No, non è durato un secondo col mio power up. Mamma mia, guarda le... Ah, certo, tu passamela in bocca, mi raccomando, eh. Vediamo quanti danni fa. Non ho beccato nessuno, bene. Oh, però levo 3000 e passa con due colpi, eh. Ma perché continua a dire, no. Non posso morire mai da Mortis. Io vi giuro, io non riesco. Ragazzi, i miei compagni di squadra sono veramente l'inutilità fatta a randomino. È un qualcosa di incredibile. Attenzione, attenzione, non perdiamolo di vista. Buono così, tech. E abbiamo l'hyper. Ora voglio vedere quanti danni fa. 3500. Abbiamo spaccato tutto qui, eh. Attenzione, prendi power up. Ok, buono. Aspetta, aspetta. Ragazzi, cosa sta facendo? No, ragazzi, cioè, ma... Boh, non... Ma avete visto? Ma cosa sto vedendo? Ma che partita è? Ok, meno male... ragazzi, però... Sono riuscito a uccidere 900 di vita e la segna. Ora, ora... Vediamo le statistiche dei miei compagni. Guarda, guarda, pensavo peggio. Devo essere sincero, pensavo veramente peggio. Allora, un sacco approvata quella di Rufus. Vorrei un attimo andare a ritestare quella di 8-bit, che è il brawler con meno coppe che ho, mamma mia.
di nuovo in rapina. Voglio dare un'altra chance a 8-bit, perché prima veramente stavo andando di automina senza impegnarmi. La voglio rifare però con testa. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, adesso non abbiamo scuse, dobbiamo fare bene. Ah, e... ma cosa sta facendo quest'altro? Allora, calma. Ok, buono, già prima laserata andata, top. Seconda laserata. Attenzione, attenzione, perché qua possiamo fidarci un bel po', eh. Ci fidiamo un gran bel po', ok. Ah, ok, buono. Mettiamo la torretta qui, così dovremmo andare a shottare teoricamente Bea. Proprio la apriamo come una cozza. Mamma mia, quattro colpi e va giù Bea. Attenzione, 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 buttala giù, top. Ma Frozen, vieni qua che non sei... Vieni qui, vieni qui. Do il dolore, 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 dolore. Allora, sapete secondo me qual è il problema di questa Hyper? Più che altro perché di solito la torretta di 8 bit, la si mette magari, sapete, dietro un muro, qualcosa per non essere colpita, mettendola tipo in attacco. Cioè, se io la metto qui, no? Spara comunque. Eh sì, guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Wow. Allora, è da capire, io vi ripeto, c'ho anche 8 bit senza gadget, senza nulla, proprio nudo e crudo. Mamma mia, per quanto non l'ho beccata. Attenzione, perché forse riusciamo a tirare una seconda Hyper se mi fido bene qui. Mi sono fidato malissimo, molto molto bene. Ok, ne abbiamo un'altra e la spariamo. E Kenji, però non mi fai divertire. Vabbè dai, approvate diciamo pure questa, poteva andare meglio. Ma sinceramente pensavo anche peggio. Pure uno star droppino. Ale, mamma mia, che video incredibile. Vabbè, allora signori, direi che questo video possa finire qui. Anche perché abbiamo speso così tanto. Io quelle 400 gemme le terrò per il prossimo pass, anche se penso che non basteranno. Questo video, signori, mi è costato un sacco. Quindi mi raccomando, supportate e condividete. Noi ci vediamo in prossimi video. Ciao ragazzi.